dell'Istituto Teresa Ciceri, e penso che sia una cosa molto importante che lui possa incontrare quelle, le persone che saranno di fatto il futuro della nostra città. Per quanto riguarda itinerari migranti, vi do appuntamento al 13 novembre ad Albate alle 14.30. Ci sarà un momento un po' particolare, perché nell'ambito di itinerari migranti stiamo lavorando all'organizzazione di due incontri che saranno che riguarderanno il ruolo degli amministratori locali nella gestione dell'accoglienza. Avremo con noi tra l'altro il sindaco di Taranto e crediamo che gli incontri sono ovviamente aperti a tutti, ma crediamo che sia importante che anche gli amministratori del nostro territorio, non solo di Como ma di tutta la provincia, si interroghino anche su cosa vuol dire accoglienza, su quelle che possono essere le buone prassi che ci sono già anche in alcuni comuni, e quindi è importante che queste vengano messe un po' a conoscenza di tutti. E questo è solo un piccolo passo, come diceva Don Zerai, mi ricollego un po' a quanto ha detto all'inizio, tutti noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa senza aspettare che siano i politici, che siano i grandi sistemi a fare, insomma, e quindi credo che molte delle persone che sono qui già nel loro piccolo stanno facendo tanto, e l'invito è quello di continuare a farlo e magari farlo anche aiutandoci a portare avanti questo percorso, che è un percorso appunto aperto a tutti. Quindi se volete dare una mano, noi siamo qui per organizzare altri incontri, per continuare a parlare di queste cose. Grazie mille e buonanotte.